Bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuza Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra nozzo so Barry Challenge. E mentre il caro Milton fa il troll nei forum perché il lupo perde il velo ragazzi ma non il vizio. La nostra è qui che critica qualcosa perché deve rompere le pere, ovviamente. Quindi, ragazzi, prima di iniziare questo nuovo episodio, volevo con tutto il cuore farvi un grandissimo augurio di buone feste! Buona vigilia di Natale, ragazzi, veramente tanti, ma tanti auguri! Riflettevo giusto prima eh, sul fatto che mm, Milton, cioè questa, questa Uh, Lega si è iniziata proprio durante il periodo natalizio un anno fa, e quindi. Uh, sì, siamo qui con la nostra. Uh, cosa vuoi, tesoro? Chiacchiera con Violet, ma perché no, oddio, oh, sei molto giocosa! Datti una calmata immediatamente. Fermi tutti, Fermi, fe, fermi, fermi, fermi. Fermi perché mm, ti prego cerca di calmarti. E poi, magari, chiacchiera con tua madre. Di cosa tesoro? Uh, carriera politica Promuovi la causa con lei, dai Perché la nostra ha degli obiettivi lavorativi ragazzi Deve iniziare un dibattito per la politica di sinistra o destra E promuovere la causa Ora, se non ricordo male avevo scelto destra eh, Non mi ricordo mai ragazzi Perché non me ne può fregare di meno Sinceramente, però vabbè Vediamo un attimo Vieni qua tesoro Carriera politica Poi dibattiti di politica di destra Vediamo un po' Come va? Mm? Ti sei calmata, tesoro? Oh, perfetto. Vieni qui, per favore. Perché, ragazzi, in questo episodio, come avevo detto nel, um, nel precedente, vedete, lei ha già dato due primi baci su tre. E io vorrei mandarla a conoscere per ora almeno un simmino di quelli che mi avete inviato. Per partirei con quello che mi ha inviato gentilmente, Roy Cole, il nostro Derrick. Oh, tu e Violet avete un orientamento politico simile. Ora le lezioni politiche come la raccolta di donazioni saranno più facili. Bene, comodo chiedere le donazioni in casa propria, ovvio, eh, ragazzi. Ehm, mm, bisogna promuovere la causa infine. Tesoro, chiacchiera con Violet? No, Eh, uh, sì, promuovi la causa per favore. Violet, cara, dove stai andando? Ah, vuoi accomodarti qui a chiacchierare? Va bene, però poi potresti prendere una porzione. Milton, caro. Poi, prendi anche tu una porzione, invece di far solo danni. Quindi, forza, promuovi la causa, eh, tesoro, così poi... Vedi, mamma, mm, io non voglio ci siano giornate di pioggia nella vita dei sim. Quindi, nessuno deve essere abbandonato. Per questo offrirò un cappuccino a tutti. Non sono un cappuccino, tesoro, se vogliamo proprio essere oneste, però vabbè. Eh, è il giorno della nuova abilità, quindi se ti dai una mossa, magari... Oh ecco, ha sviluppato l'abilità di canto, che fortuna, non ce ne frega niente però Bisogna affrontare tutto con un sorriso e nessun sim verrà mai abbandonato Bene, che bello tesoro, sono molto fiera di te Allora dunque, a questo punto Vediamo un po' se esercitandoci nei discorsi Lascia stare mamma perché per il momento non serve Abbraccia qualcuno, va bene, sei una romantica seriale, quindi come minimo abbracci qualcuno, ovvio. Eh, vai, vai. Vediamo un po' se l'abilità, ragazzi, si sviluppa più rapidamente, perché dovrebbe. raggiunto il livello 5 di carisma, mamma mia, ragazzi, sì. Può iniziare, un so può iniziare un social network al computer, può anche esercitarsi a narrare allo specchio ed eseguire una presentazione flirtante ad altri sim. Sì, eh, ma la presentazione flirtante l'abbiamo usata anche l'altra volta. Guardate come, ragazzi, si sviluppa rapidamente. E io a questo punto ne approfitterei. Guardate. Guardate come va. Cioè, è proprio velocissima. Per sviluppare il carisma, ragazzi, è ovvio, ne approfitterei e come. Quindi, Milton, caro, uh, lei ha raggiunto il livello 6. Cosa puoi fare nel livello 6, tesoro? Può caricare immagini con un computer e anche sussurrare parole dolci ad altri sim. Bene, perfetto. Tutto che. Tutto che ci torna utile, cara, non preoccuparti. Quindi, mh, tu non ripulire, tesoro, ci pensa poi Milton. Vai in bagno e fai una doccia riflessiva. Caro, tu qua devi proprio ripulire. Uh, dire che devi ripulire è dir poco. Così, mentre la nostra, ragazzi, si impegna per sviluppare la sua uh, abilità, io, scusate se velocizzo, ma... Mi sembra giusto mostrarvi um, mentre la sviluppa, però non voglio farvi rimanere qua vent'anni. Quindi direi che ci muoviamo un po'. Milton, caro? Vai, più veloce della luce. Oh, perfetto. Ora, per favore, uh, svuota sto coso. raggiunto il livello 7 di carisma! Può chiedere un piccolo prestito al Sim o ripagare un prestito, ragazzi. Ma se, cioè, se riusciamo ad arrivare al livello 10, non lo so, boh. Senti, ripulisci sti cosi perché nella tua famiglia non già state insomma, siete particolari di vostro. Per di più, tu lavora sodo. Per di più, caro, se bevete, siamo messi ancora peggio. Mm. E Milton, caro, tu a cosa potresti dedicarti? A livello di abilità. Perché sì, vorrei che anche Milton si dedicasse a qualcosa. Fai una riparazione esperta prima di tutto, caro. Qualcosa c'è? Compra la luce notturna, ti prego Milton. Uh, hanno passato quell'età da una vita. Oh, dunque, volevo... Magari Milton... Potrebbe... Dedicarsi un po'... al giardinaggio. Anzi, visto che è il giorno della nuova abilità, caro mio... Uh... Poi, ecco, viene ad aggiornare, perché assolutamente sì, ragazzi. E Milton sta già creando il missile che servirà probabilmente nella terza generazione. Guardate, ragazzi, l'abilità va proprio velocissima. Raggiunto livello 8 di carisma, ora Deidre può inventare nuovi hashtag e fare una presentazione incantevole ad altri sim. Cioè, ragazzi, fantastica sta cosa, vi giuro. Vogliamo il giorno della nuova abilità Forever and ever Io quindi la lascio qui, ragazzi, e mi occupo di Milton. Che ha raggiunto il livello 6 di missilistica e puoi espandere la stiva sui razzi. Vai, Milton, caro. Tanto ne abbiamo di Simoleon, quindi puoi... No, non ammassare niente, scusami, eh. Quindi puoi tranquillamente... Mh, mh, apportare le modifiche necessarie. Costruisci un tavolo da gioco, costruzioni, Slego Milton, ti prego, tesoro, ti prego. Ti prego davvero non, non è necessario Dov'è patatosa? Patatosa La festa scatenata direi di no Quindi cara Approfittane perché non durerà in eterno Fino alle 2 E sono già le 8 La patatosa si è messa a dormire Quindi Milton caro vai Ragazzi, per questo primo inizio, però a questo punto mi sembra giusto mostrarvelo. Ecco, ho raggiunto il livello 9 di carisma. Ed è abbastanza affidabile da chiedere un grosso prestito ai Sim. Mamma mia, ragazzi, cioè, la carriera da politico con tutta l'abilità di carisma sviluppata praticamente in un giorno è proprio una pacchia, credo. Credo proprio di sì. Quindi, proprio molto volentieri, ma anche se non riuscisse, ragazzi, a svilupparla tutta. Sarebbe comunque una gran bella cosa. Allora, Milton, ti prego. Oh, aggiornamento completo. Milton ha finito di installare l'aggiornamento del razzo. Chi è che ti chiama, tesoro? Tanogena non è sempre corso buon sangue, ma non è troppo tardi per stringere amicizia. Che ne dici di cenare qui? Mm. Non ora, caro, dobbiamo finire lo sviluppo dell'abilità. Perché una volta terminato, allora potremo dedicarci alla pazza gioia. Dov'è Patatosa qua? Cosa sta facendo? Patata? Cosa stai combinando? Oh, sì. Vai mh, da mammina che sta davanti allo specchio, tipo da 50 anni. Ragazzi, raggiunto il livello 7 di missilistica. Può aggiornare per installare il sistema difensivo a cannoni ionici sul razzo. Può anche costruire e aggiornare più velocemente. Fantastico, ragazzi. Veramente il giorno della nuova abilità. Cioè, è magico praticamente. Milton, caro, tu smettila perché non c'è estremo bisogno. Oh, puoi... Dio patata! Tu puoi fare anche con calma. Che problema c'è? Chiedile che problema c'è e chiedi di fare i bisogni, ovviamente. E anche prima di installare la. Ragazzi, fermi! Fermi tutti! Ottima conversazione, fai che un sim raggiunga il massimo livello di abilità di carisma. Raggiunto il livello 10 di carisma, ora Deidre può caricare un filmato virale e anche chiamare il suo capo per negoziare una promozione. Ma tesoro, complimenti, basta così. Per festeggiare la nostra, come minimo. Eh, deve chiamare il tizio che l'ha invitata, ragazzi. Perché chi è sto, Akim? No, Akim è quello lì del bar. Ma chi è che l'ha chiamata, però, ragazzi? Io non mi ricordo, cioè. Non... Ma chi era il tizio? Io non me lo ricordo. Cioè, non... non mi risulta un viso familiare, ragazzi. Joseph non può essere. Deve andare in bagno Ok l'abbiamo mandata. È questo qui Andrea adu adulto. Perché no, ragazzi? Potremmo uscire con lui, la nostra magari si prepara. Sei veramente una campionessa tesoro. Lasciatelo dire. E invita il tizio uh, fuori perché no. Deve festeggiare, ragazzi. Quindi ci vediamo tra poco. Così, ragazzi, i nostri Sim si incontrano al Sims Café and Brunch creato um, per la versione originale di Luke Ware um, e poi da I Love. Ah, no. I love Aimmi 15. Comunque Look where e I love Aimmi 15. Un ristorantino molto carino, ragazzi, vi dico la verità, io lo trovo molto ma molto carino ed eccoli qui. Lui l'ha chiamata, non sembra neanche malaccio il tipo, quindi perché no? Figuriamoci se lei, ragazzi, rifiuta. Ho aspettato per poter ammirare il tuo sorriso, anche se fra noi non scorre buon sangue. Capisci? Magari io ho immaginato. Eh, ecco, giardiniere comunità presso giardini per tutti. Cioè, magari che è un tipo che magari l'ha vista, no? Andare in giro perché ovviamente, ragazzi, io dico sempre, nella mia fantasia, comunque. Le, le vite dei sim vanno avanti anche quando io non gioco con loro. Quindi magari l'ha vista andare in giro a promuovere la causa per lavoro, eccetera. E ha cercato di abbordarla, ma sapete, lei è un po' snobetta all'inizio, l'ha ignorato. Poi, dopo la storia con Orione, sinceramente, ragazzi, non gliene frega un pelo. Sai, sono stata un po' una lama all'epoca? Ecco, lui è non flirtante, ma ora la musica è cambiata. Capisci del resto? Guarda, sono la figlia di uno scienziato. Figurati se non mi metto in discussione. Mica sono cresciuta nel castello delle bambole con eh, principi e principesse. Cioè, sono una principessa, ovvio. No, sono una donna, quindi sono una principessa. Sì, vabbè, tesoro, lo stai. Vabbè, boh, non lo so che cappero stai dicendo. Um, vuoi sfoggiare i muscoli, davvero? No, non ti ci vedo da sfog a sfoggiare i muscoli. Però, a fare una battuta di abordaggio audace, sì. Ti giuro, vabbè, dai sfoggia i muscoli. Ti giuro, non racconto palle, guarda. Nel mio lavoro, a volte bisogna anche baciare qualche rospo, no? Per ehm, ottenere dei risultati, capisci? E non bisogna essere orsi, ma relazionarsi con tutti. Quindi ha sbagliato quella volta nei tuoi confronti. Beh, in effetti, sai, una bella donna come te non può rimanere indifferente Ma vedo che fai palestra, tu Beh, oddio, sono chiacchiere da politico o veramente pensi che ho un bel fisico? Ma certo che hai un bel fisico, si vede lontano meglio Va bene tesoro, sì come no Cerca di abbracciarlo Visto che è un desiderio che hai espresso anche prima Inoltre ti porto qui a cena fuori? No? Proprio per dimostrarti che ho intenzione di cambiare musica? Pensavo che, non lo so, mh, mi avessi portato a cena fuori non tanto per cambiare musica, quanto per convincermi a salire su un'aereo e seguirti per la tua prossima causa. Eh? Ma sono felice che non sia come penso. No tesoro, è proprio come pensi, perché uh, lei lo fa soltanto per il suo lavoro. Quindi figurati quanto gliene frega. Allora, senti... Comunque sei una ragazza veramente bella, pulita dentro. Capisci? La prima impressione che ho avuto di te era completamente sbagliata. Lei discute dell'interesse, tesoro. Ma le prime impressioni possono, sai, può succedere, no? Eh? Comunque ti offro la cena, va bene, sei d'accordo? La cena a colazione tra un po' perché guarda un po' che ore sono. Comunque, l'obiettivo, ragazzi, è cercare di no. Eh, farci scappare un bacetto. Quindi io vorrei un tavolo per due. Guardate che bello questo lotto, ragazzi. È veramente molto carino, ma proprio tanto. E volevo cercare un tavolino solo per loro due. Guardate il piano di sopra che bello che è. Però tavoli per due non ne vedo. Qui. Uh, sì, fuori. Dai, chiedi un tavolo. Chiedi questo tavolo. Così mangiate qualcosa, perché lei ragazzi ha una fame che è poverina Tutto il giorno davanti allo specchio, giustamente Oh prego, mi segua lei è... Lui, vabbè, non è proprio conciato nel modo migliore, tesoro Però si è cambiato, forse anche tu dovresti Vabbè, lasciamo stare Allora dunque, andiamo al piano di sopra Non mi cucinate schifezze, vi prego, eh Non cucinate schifezze, per favore I nostri si accomodano qui Va bene questo tavolo? È uno dei nostri tavoli migliori? Oh, ma certo, va bene, come no? Ciao. Quindi uh, prendi la torta? No. Mm, ordina per il tavolo. Ordino io, va bene? Eh? È lui, ma certo. Eh, ordina tu, ovvio. Dunque, ecco, sicuramente lei si beve un simpolitan perché... Ovvio. E a lui invece prende il mare di fuoco. Poi, visto che la nostra un po' ci tiene così all'alimentazione, direi che magari potrebbe prendersi, prendersi, prendersi un polletto grigliato, mentre lui potrebbe mangiare... Mmm... Magari... Un tramezzino, dai. Eh ragazzi è così che si ottengono i voti secondo la nostra Deidre. Siete pronti per ordinare? Ma certo. Allora guardi ordiniamo tra mezzino e tutto il resto ha capito il solito. Eh certo perché tu vieni qui spesso, vero? La prima volta. Eh, ok, va bene. Beh, sono colpito, una cenetta fuori, io e te, sei proprio sicura che non vuoi che metta, come dire, un che scriva un voto? Ma no, voglio solo conoscerti meglio, sai, bisogna tenerci per mano, del resto nessun sim va deve essere abbandonato, giusto? Eh? E poi con quei vestiti ti dico la verità, stai proprio bene, e lui beh, io mi sono trasferito qui da poco... Non sono abituato a ricevere tutti questi complimenti, ti dico la verità. E lei, beh, ma li meriti? Che ne dici se ci scambiamo i numeri di telefono così e restiamo proprio più in contatto questa volta? Eh? E lui, beh. Eh, ne sono, come dire, onorato Eravamo partiti col piede sbagliato E lei, oh rosa mia, non dire così Sai, sono stata avventata La, la volta scorsa Non so quale volta, perché io questo non l'ho mai visto prima Però va bene, mi fa tanto piacere per te Cara um, Complimentati ancora una volta Per l'aspetto Del resto si vede che sei un bravo ragazzo Poi sussurra seducentemente Perché, beh, tu sei bella come una statua Ehm um, non posso dire altro, effettivamente. Oh Dio, sai? Potrei ammanettarti al mio letto per questo? E lui? Ma, ma davvero? Sì, lo dice davvero, tesoro. Quello è il dramma. Non dirmi che vuoi farlo in auto, tesoro, ti prego. Uh, bacetto sotto il vischio. Bene, mi fa tanto piacere per voi. Però, qua deve scapparci un primo bacio. Quindi, direi primo bacio. E che la nostra deve avere un botto di fidanzati, ragazzi, poi gli chiederà di diventare il fidanzato, ovvio no? Eh, come potrebbe? E poi abbraccialo. Ed anche questo step è andato. Consigli diversi di carisma, ormai il carisma non è più un problema. Bacia 10 sim. Stringi forti relazioni romantiche con 3 sim allo stesso tempo. Quindi dobbiamo lavorare su questa relazione romantica, ragazzi. Vabbè, l'abbraccio qua non ce l'ha dato, quindi andiamo avanti. Romantico, eh, beh, complimentati per l'aspetto. Perché dobbiamo lavorare anche su questo aspetto qui, ragazzi. <ride> Scusate il gioco di parole. Quindi esprimi affetto. Sai, hai un look veramente particolare. Ah, davvero? Eh, non so, non ero convinta di come. insomma, di come mi ero. di come mi sono vestito. E te credo, Tesoro, ti sei vestito dal buio, non lo so. Però, vabbè, ma non dire così, rosa mia, sei perfetto. Per questa serata. Noi due Dai, a queste manette. Mm, fai venire le ansie, proprio tesoro. Poni una domanda spinta. Perché lei non ha peli sulla lingua, ragazzi, ovviamente. E non ce li hanno, cerca di avere un figlio nel cespuglio. Oh mio dio, ragazzi. Potete anche fare fichi fichi. Bene. Uh, mandagli un altro bacio. E una volta terminato il pasto, ragazzi, si fichi ficheggia come se non ci fosse un domani. Quindi diamoci una mossa, perché sì. Le relazioni romantiche devono assolutamente aumentare, quindi manda un altro bacio. Sì, vabbè, cara, non è che devi stare qua a sniffare eh, i piatti, cioè, è inquietante come cosa, devo dire. Uh, flirta ancora con lui, fortuna che eri non flirtante, caro, eh, comunque, complimenti. Oh, hai un sorriso così bello. Sai, ho sentito subito un legame con te. Certo tesoro, con tutte le volte che lo vuoi manettare a letto, un legame l'hai sentito per forza. Ehm. Proporrei, guarda, anche quasi di fare un brindisi se potessi. Per fortuna che non puoi, perché. Se no, qua ne altri calici. Addio, buonanotte. Ok. Ce la facciamo a sviluppare. Secondo me, ragazzi, col cespuglio. Potremmo anche farcela, quindi fai fichi fichi nel cespuglio. Potevi anche finire di mangiare il pollo, eh, dico la verità. Vai, vai, corri. Non perdere la tua preda, perché qua bisogna aumentare. Sai, non riesco proprio a trattenermi, anche senza manette. Va bene, vai cara. Vai, perché lui deve anche andare in bagno. 10.000 simoleon di bolletta alla faccia del bicarbonato di sodio, come direbbe qualcuno. Eh, vogliamo... Dai, è quasi flirta come se non ci fosse un domani. Ma dov'è il cespuglio, tesoro? Dove l'hai visto? Per curiosità, è, eh, Proprio curiosità mia personale, perché... Io non lo vedo. Stai aspettando lui, ma la vedo dura qui. Fermi tutti, ragazzi, perché... Se la nostra dice che c'è un cespuglio, il cespuglio c'è, non capisco dove, ma... Ma c'è, quindi vai tesoro. Alla ricerca del cespuglio misterioso, basta che lo trovi però. Secondo me, ragazzi, non c'è, o non possono arrivarci in qualche modo. Vediamo un po'. Fai fichi fichi, vediamo. Dove? Dove sta il cespuglio, tesoro? Ti sta infrattando proprio. Ah, eccolo! Mamma mia che occhio eh Occhio di falco proprio tesoro Ti spiccia a casa vai Che dici eh non ci vedrà nessuno Va bene ok abbiamo capito Speriamo che non la faccia anche lì dentro ragazzi perché La cosa farebbe un po' schifes, Detto proprio fra noi Va bene dunque cara Velocizziamo la parte perché se sì, abbiamo capito Non ci vede nessuno. Se hai una reputazione da difendere, le, per, pensate se non ce l'avevi la reputazione da difendere. Complimentati per l'aspetto. La, allora, le reazioni romantiche a palla. Quindi, forse. uh! hai anche ottenuto la promozione a militante della giustizia sociale. Eccolo là, se l'è fatta sotto. Guadagnerà 13 simole in più all'ora per un totale di 39 all'ora. Ricevuto il seguente bonus di 275 simoleon. Interazione controllo e progressi della causa. Nuovi abiti per creare un sim. Perfetto. Perfetto tesoro, tu anche stai svenendo, quindi direi che a questo punto non penso ce la farai, eh. Però forse dovremmo sviluppare più che altro l'aspetto amichevole, anche se fa schifo, vi dico proprio la verità. Guarda, racconta a lui una barzelletta sui politici. Che questo ha bisogno di una barzelletta dopo sta figuraccia, vai sui politici, su cerchiamo di aumentare un po' il livello di amicizia, perché secondo me, ragazzi, è questo. Complimentati per l'abito uh, Chiedevi della giornata Oh su via non è la morte di nessuno Sai se è adulto magari inizia a cedere la prostata Vabbè oddio tesoro speriamo proprio di no Cioè è giovane eh, E poi guarda l'importante è non sporcarsi le scarpe secondo me Mazza che bei discorsi Profondi cara complimenti E poi per me sei sempre bellissimo. Ricordatelo, capito? Eh lui puzza, tu hai sonno. Eh, qua ci si prova, ragazzi, però. Tra poco qualcuno sverrà. Fai una conversazione profonda. Stai svenendo, ti prego, non nella pozza. Brava, asciughi. Asciughi perché fa un po' schifo qua la cosa. Cioè è svenuto là dentro, ragazzi. Ma dai, Deidre, ma che cosa fai agli uomini, tesoro? Mamma mia. Comunque, vediamo un po'. Coltiva la relazione fino a riempire almeno a metà la barra di Diglio. Mm. Beh, noi l'abbiamo a palla con questo qui, la barra, ragazzi. Quindi credo veramente a questo punto sia solo una questione di... Um, di azioni... Sì, amichevoli, caro, però mi fai fare una brutta figura così. Svieni a casa tua, per favore, eh? Ecco, brava Diglielo, tesoro. Perché forse da quel punto di vista, discuti degli interessi. Prova a fare un po' una conversazione profonda. La stai per fare anche tu una brutta figura, però, tesoro. Perché hai proprio la barra che grida pietà. Guarda, dai retto a me, sono un'esperta. Se senti la botta di abbiocco, torna di corsa a casa. Eh, tesoro, ma quando ti prende la botta di abbiocco è difficile. Inoltre non ci vuole una scienza per capirlo. Che. Insomma, sai, i ristoranti hanno il water. Eh beh, sì, in effetti sì. Ma forse è lui la nostra prima relazione romantica. forte relazione romantica, ragazzi, ora che ci penso, perché? Con l'altro non ha una forte relazione romantica. E con Orione, poverina. Cioè, poverino lui. È andato tutto, a è tra, tutto tra luce e vino, ragazzi. Quindi, obiettivamente, sì. Milton, vabbè, va a lavorare fra un'ora. Quindi, io, ragazzi, direi che a questo punto, con anche il secondo step... Mamma mia, quanto puzza. Eh, lo so, tesoro. E lui pensa, vorrei prendere un aereo e, e sparire da qui perché mi vergogno. Eh, fai bene. Direi che a questo punto, ragazzi, noi possiamo anche fermarci qua con questo episodio. Perché obiettivamente. Basta con questi bicchierini, fattene un altro, non lo so. Um, sì, nel senso la nostra. Sta a questo punto, ragazzi. Allora, vediamo un secondo. No? Deve baciare 9 sim. Deve stringere altre due rela porti, eh, relazioni romantiche. Guadagnare loro in tre appuntamenti e trovare otto fidanzati o fidanzate. Quindi direi che fondamentalmente, sì, stiamo messi bene. Sta già al terzo step, ragazzi. Mamma mia, è stata velocissima. Quindi direi che dobbiamo assolutamente sbrigarci a stringere queste relazioni romantiche. E io volevo, però, mandarla prima di chiudere l'episodio, quantomeno ad incontrare. Il simmino di Rock Call, perché l'ho detto, poi questo mi ha chiamato, mi sono distratta e tutto il resto. Quindi ragazzi, andiamo a conoscere soltanto al volo, al volo Derrick e poi concludiamo. Ok ragazzi, uh, la nostra si è cambiata, non so quando, né come, né dove, né perché. E, um, è arrivata qui, fa la presentazione amichevole, è distrutta ragazzi. Quindi non so, Eccola eh, lì. Ok, non le stai simpatica tesoro. Ma sei diventata una sua conoscente? Sei contenta? Ok, eh, ed è qui pronta a bussare alla porta di casa di questo sconosciuto. Io magari immagino che la nostra possa aver magari visto il suo profilo. Su Facebook, o cioè meglio, Simbook o cose del genere. Guardate che gran bel pezzo di Sim, ragazzi. Voglio dire, wow! È veramente bello. Quindi vieni qui, tesoro. E ovviamente fai la tua presentazione incantevole. Perché che non la vogliamo fare una presentazione incantevole, ragazzi? Eh, e lui, ma cosa succede? Una consegna? Sì, dei fiori, nooo. Salve! Allora, volevo presentarmi, dolcezza, io sono Deidre e lui beh, wow, eh, non ho mai avuto un'accoglienza del genere, ma certo che no, tesoro. Vedi, io sono il futuro per questa comunità. Capisci? Un sono un artista. Eh, lui, ma cosa intendi? Scusami, non capisco. Ma è facilissimo tesoro. Um, non serve prendere un aereo e andare dall'altra parte del mondo se cerchi una buona causa. Beh, ma io veramente non cerco una buona causa. Bella figuraccia. Boom. Eh lui. Eh, che? Ma eh, Roxy, tutto bene? Eh sì, guarda, si deve giusto un attimo riprendere perché sai, tu non lo sai, ma lei è stata in giro fino a poco fa. Ecco, fai finta di niente, fai una posa sexy, di... Mm, di soli l'attenzione Allora, carissimo Vedi, tu non mi conosci, ma io sono... Una politica Una politica? Ma certo Beh, può fare qualcosa per i mobili scadenti di questa casa? Oh no, tesoro, ma posso fare qualcosa di molto più importante E lui davvero, eh, che era lì Proprio neanche, ragazzi... Si può dire abbar abbarcato la soglia di casa Che già stiamo messi così Bene mi fa tanto piacere per te tesoro um, Che dire sono sconvolta uh, Allora dunque Sussura smancerie Perché lei ovviamente ragazzi sussura smancerie Gli manda anche un bel bacio uh, Sì la volpina è gelosa uh, Tesoro non devi essere gelosa mm, Non fare così ti prego Perché lei lo deve provocare in modo flirtante E come minimo Deve partire uno sbaciucchio qua prima di concludere l'episodio, perciò rassegnati per piacere. Sussura smancere di nuovo e poi lei, ragazzi, ci prova, perché ovviamente figuriamoci se lei non ci prova. Eh, ragazzi, ma voglio dire, una come lei? Complimentati poi per l'aspetto, ovviamente, perché ovvio, no? Anche perché il tizio se lo merita davvero, ragazzi. Ringrazio ancora la è veramente bellissimo. Vai, flirta con lui un pochino, tesoro... E poi vai di primo bacio! Ah, beh, sai, io ho un animo artistico... Quindi... Se si può fare qualcosa anche in questo senso... Tesoro... Tu stai dalla mia parte e vedrai che... Andrà tutto bene, eccovela eh, qua! Con il tizio che la sta chiamando... Eh, Beh, ragazzi... È in giro di... Ca... <ride> Cerca di cause perse, lui... Un po', ecco, sorpreso perché e poi chiedi di diventare il fidanzato. Del tipo, sai, potrei aiutarti meglio. Ecco, ti andrebbe un appuntamento? No, grazie, al momento no. Potrei aiutarti meglio se avessimo un rapporto più stretto. Ci conosciamo da pochissimo, è vero, hai ragione. Ma sento che fra me e te c'è un feeling pazzesco. Perché no? Eh, certo, perché no? Ovvio, no, ragazzi, quando dicono di no, questi. Quindi fai fichi fichi con Derrick, tesoro, perché. Visto che devi riposarti e riprenderti, sai? Io sono una persona decisamente aperta, eh, si è visto? Quindi vai, cara, vai, vai, via, via, via. Oh, Due sim su 10, stringi forti relazioni romantiche, eccola, due su tre... Quindi avevo ragione, ragazzi, non riuscivamo a far aumentare la relazione precedente perché era quella la prima relazione romantica. Forte. Quindi la terza Dovremo um, Ovviamente ragazzi Approfondirla diciamo con Lu Dov'è? Ci ha chiamato poco fa ragazzi Dov'è? Dov'è? Fermi perché faccio prima così Ecco con Akim Derrick ragazzi è... è stata una passeggiata per la nostra Deidre Lei riuscirà ad eccellere nel suo lavoro con... Proprio zero difficoltà ragazzi Perché sto passo sicuramente Quindi se l'episodio vi è piaciuto Vi invito a iscrivervi al mio canale Mettere mi piace e lasciare un commento Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi La programmazione del canale Le playlist ma soprattutto Il link al canale dei miei amici youtuber che fanno gameplay Ma con The Sims 4 e gameplay con la Playstation 4 E PC mi raccomando andate in tutti i loro canali Iscrivetevi attivate le campanelline Perché solo in questo modo vi arriva la notifica Quando qualcuno di noi pubblica un video Nel proprio canale così non rischiate di perdere contenuti pubblicati. Ragazzi, vi auguro un fantastico Natale, proprio un fantastico Natale. Divertitevi, ma buffatevi, giocate, state in famiglia. Poi fatemi sapere che regali avete ricevuto perché sono curiosa come una scimmia, ovviamente. Eh, vi abbraccio forte, ancora buone feste a voi, alle vostre famiglie, alle persone che più amate. Vi auguro una buona serata, una buona Giornata, ovviamente, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando come sempre al prossimo. Ormai lo sapete bene. Sul Sul Simmers. E non.